Grande Fratello non smette di sorprenderci e, nella puntata più recente, la tensione ha raggiunto vette inaspettate con Beatrice Luzzi ancora sotto i riflettori. La protagonista, acclamata dal pubblico, non ha esitato a mettere in discussione l'unità del gruppo, svelando che ora le alleanze si basano su affinità personali più che su strategie di gioco. GF. Beatrice Luzzi contro tutti. Beatrice ha iniziato subito parlando di Rosy Cina Fiordaliso. I gruppi ci sono sempre stati, soltanto che si compattavano contro di me e sembravano più uniti. Adesso non si tratta di gruppi uno contro l'altro, si tratta del fatto che ormai ci conosciamo e si sta più con le persone con cui ci si trova bene. Nel mirino di Beatrice è finita Rosy. Definita senza mezzi termini, è estrema. Di fronte a tale accusa, la chef ha risposto con un'analisi del loro rapporto turbolento. Abbiamo avuto un percorso burrascoso. Ho dato tanti benefici del dubbio a lei. Ci siamo conosciute e avvicinate. Poi non sono più riuscita a reggere la tensione che creava. Questo confronto ha aperto la strada a ulteriori commenti, soprattutto da parte di Anita. Attenta a Grecia, GF. L'avvertimento di Beatrice Luzzi a Fiordaliso. Lasciala perdere. Grande Fratello. Beatrice si confida con Fiordaliso su Grecia. Ma il vero fulcro del dibattito è la diffidenza nei confronti di Grecia. Beatrice, ritrovatasi in un faccia a faccia con Fiordaliso, l'unica a cui sembra concedere la sua fiducia, ha espresso il proprio disinteresse nel proseguire la conoscenza con Grecia. Credo siano entrati a gamba tesa, con un obiettivo preciso. Siamo qui perché il programma non andava bene. Mi dispiace che non mangiamo più insieme, Grecia, da parte sua, ha ribadito di considerare il loro legame solamente un'amicizia, chiudendo di fatto la questione. Attenta a Grecia, GF. L'avvertimento di Beatrice Luzzi a Fiordaliso. Lasciala perdere. Fiordaliso ha tentato una difesa, seppur timida, della concorrente venezuelana, ma Beatrice ha delineato un ritratto poco lusinghiero di Grecia, descrivendola come un personaggio sui generis e accusandola di interpretare un ruolo. Sempre composta, sempre felice, mai arrabbiata, mai risentita. Inoltre, Beatrice Luzzi ha messo in luce la chiusura emotiva di Grecia Colmenares, sottolineando la sua incapacità di condividere i propri sentimenti e pensieri. Puoi diventare amica di una persona come lei? Ha incalzato Beatrice, con Fiordaliso che ha escluso categoricamente questa possibilità. Cosa succederà tra Beatrice e Grecia? Riusciranno a superare le incomprensioni o è solo l'inizio di una frattura incolmabile? Restate sintonizzati per scoprire come si evolverà questa intricata trama di relazioni all'interno della casa più spiata d'Italia.